credo anche molto bene Pierluigi, che di giorno in giorno cresce, di giorno in giorno, come dire, macina chilometri e macina consenso, ed è per noi, credo, l'elemento fondamentale per arrivare al primo step dell'11 giugno e poi vediamo. Credo, mi permettete un ringraziamento a Giovanni, che evidentemente è sempre qua rispetto al fatto che è praticamente spezzino, anche se non lo può dire dalle altre parti della Liguria. Maria Stella è venuta a trovarci e credo che meriti veramente un grandissimo applauso, perché ha fatto l'anno scorso una campagna elettorale strepitosa a Milano e ora è voluta venire anche in Liguria a insegnarci a prendere anche le preferenze, che visto che ci sono molti candidati qua, come dire, che sono in campo. Noi abbiamo, Maria Stella, la coalizione più ampia di tutte le altre che sono in campo, ci sono 11 candidati, quanti sono al sindaco? 12 candidati. E credo che in una città come questa, sempre governata dalla sinistra, sempre, come dire, mugugnona, sempre al ribasso, sempre con sindaci che, come dire, piuttosto che fare qualcosa che faccia del bene e del piacere ai suoi propri concittadini, hanno pensato invece a fare cose tristi, cose, come dire, sempre negative, è per noi un primo grande risultato. Abbiamo la coalizione più grande, abbiamo la coalizione, credo, anche più bella, permettetemelo, perché anche l'immagine e la bellezza credo che meritino qualcosa rispetto a questo. Abbiamo un po' fame, e la fame di vittoria rispetto agli altri che sono bolsi e divisi credo che sia un elemento fondamentale. Non so dirvi in che cosa si trasformerà, in che cosa si tramuterà, ma la sensazione che sentite tutti, che sentiamo tutti, è quella che viviamo quotidianamente. Credo che sia qualcosa di fondamentale la presenza di tanti candidati che ringraziamo sempre e che sono coloro i quali hanno messo la faccia insieme a Pierluigi in questa grande sfida. Credo che meriti veramente un ringraziamento da parte di tutti noi che siamo, come dire, i vostri supporter principali, ma l'attività fondamentale la fate voi e la fanno con voi tutti quelli che vi sostengono, tutti i cittadini che ci stanno sostenendo, che sono fondamentali per il risultato finale. Permettetemi, prima di fare poi non so in che ordine i saluti soliti nel nostro Toti Point, come lo chiamiamo noi, di fare anche un saluto in bocca al lupo alla dottoressa Fini, che è la nostra candidata nel comune di Ortonovo, che ringraziamo insieme a tutta la squadra che è qua, perché anche loro hanno deciso di portare alto, come dire, il nome del centrodestra in un comune dove possiamo fare grandi cose e dove non abbiamo mai governato. Quindi veramente grazie a tutti. In che ordine, Presidente, non lo so, prima tu, prego. Poi facciamo chiudere il sindaco. Tanto me, mi avete sentito ieri, non è che posso... Io tutte queste cose intelligenti da dire non ce l'ho, in due giorni non riesco a dire più di 3-4 cose intelligenti. Vorrei solamente dire che abbiamo fatto un lungo tour, siamo partiti da Genova stamani, siamo passati da Chiavari e ora siamo qua, e ho trovato in tutti i posti dove siamo andati analogo entusiasmo. Per una volta non abbiamo dovuto vedere com'erano le composizioni delle nostre liste, dei nostri alleati, perché ovunque, da Genova, Chiavari, a Spezia, corriamo tutti insieme quella che possiamo definire l'area del centrodestra, ma è qualche cosa di più dell'area del centrodestra, perché ci sono sensibilità e personalità anche diverse per loro storia, ma che si sono ritrovate insieme in questo grande disegno di cambiamento che stiamo mettendo in piedi per la Liguria. È un disegno che si basa su quello che stiamo facendo da 2 anni in regione. Io credo che chiunque veda le città amministrate dal centro-sinistra e la regione amministrata dal centro-destra veda una Liguria a 2 velocità, veda una Liguria dove da un lato si fanno le riforme, si fanno le cose, si abbattono le tasse, si costruiscono dei percorsi di crescita e di futuro, e delle città che invece vivacchiano in attesa di un declino che, se non cambia strada, sarà certamente permanente e ineluttabile. E quindi, guardando questa differenza, io credo che i liguri abbiano compreso esattamente quello che stiamo cercando di costruire. Cioè, stiamo cercando di costruire un territorio che possa sfruttare appieno le gigantesche possibilità che ha della logistica, dell'impresa, del know-how, della capacità umana, dell'ambiente, per farne un grande modello di sviluppo. E stiamo costruendo un gruppo umano, anche generazionalmente,
coerente, che sappia rinnovare un centrodestra che ha dato grandi prove di sé in questo paese e che oggi deve trovare proprio nelle amministrazioni, negli sforzi che stiamo facendo per conquistare queste città, oppure laddove abbiamo governato, nell'esperienza costruita intorno alle esperienze dei nostri sindaci, la forza di trovare di nuovo una strada per interpretare la volontà di un paese che certamente ha voglia di cambiare. Questo stiamo facendo a Spezia. Se posso, voi dovreste andare in giro di qua all'11 solamente a ricordare che quello che oggi viviamo tutte le mattine uscendo di casa è merito di chi oggi vorrebbe ripresentarsi a governare questa città. Le facce del candidato sindaco del centro-sinistra qui, come a Genova, come altrove, sono le facce della precedente amministrazione, di quella ancora precedente, di quella ancora precedente, che hanno costruito delle città a misura di Partito Comunista, del PDS e poi del Partito Democratico, lasciando perdere ogni criterio di merito, lasciando perdere ogni prospettiva di sviluppo, lasciando perdere ogni genere di orizzonte futuro, ma cercando di blindarsi per tenere quel briciolo di potere con cui hanno amministrato e talvolta hanno, diciamo, anche favorito qualcuno che non avrebbero dovuto favorire. La prolificazione dei candidati a sinistra è la prova dell'incapacità di stare insieme intorno a un'idea, una costruzione di città, perché non ci si fanno i dispetti tra persone se non quando si è sfarinato il modello di riferimento, quando non c'è più nessun valore unificante, quando ti tiene in piedi solamente un apparato di potere che non regge più. Questo sta crollando in questa città e noi siamo il cambiamento. Non c'è un altro candidato in questa città che possa impersonificare il cambiamento quanto Pierluigi, perché noi siamo nuovi, siamo arrivati nuovi, abbiamo una classe politica nuova, abbiamo un programma nuovo, abbiamo un entusiasmo nuovo, tutto quello che non hanno di là, dove è crollato il castello di potere, non c'è più entusiasmo, non c'è più futuro, non c'è più orizzonte, non c'è più modello di sviluppo, non c'è più niente di tutto questo. Sono treni che non passano dalla stazione della nostra storia tante volte, quindi meritano sforzo eccezionale da parte di tutti e io so che voi ce la metterete tutta, so che ce la sta mettendo tutta Pierluigi, lo seguo e lo vedo quotidianamente, come ce la stanno mettendo tutta tutti gli amici delle liste candidate. Io credo che sarà un gigantesco successo di cambiamento e credo che con questo avremo fatto la fortuna di questa città, la fortuna di questa regione, perché una regione che ha a fianco anche un comune importante come Spezia può evidentemente ancora innestare una marcia in più nella strada di cambiamento che abbiamo percorso, e sono certo che facciamo un piccolo favore anche all'Italia verso quelle elezioni che sono l'orizzonte per tutti noi per cambiare anche la guida di questo paese. Quindi continuiamo così e andiamo fino in fondo, mi raccomando, che il futuro è solo nostro. E ora l'amico Mario Stella che vi spiega come si prendono 4 decine di migliaia di preferenze come ha fatto a Milano. Grazie, ciao Giovanni, ciao a tutti voi, è stata una giornata bellissima, un po' faticosa come ricordava Giovanni prima, ma insomma da Genova a Chiavari per arrivare a Spezia devo dire che ho incontrato il modello Liguria, che è fatto innanzitutto da un contatto diretto con le persone, da una grande partecipazione. Vedere anche questa sera tutti voi qui riuniti in una via vicino al comitato elettorale per sostenere Pierluigi è un fatto estremamente importante, quindi un grandissimo in bocca al lupo, un grande applauso a Pierluigi, all'altro candidato sindaco, perché davvero mancano poche settimane ad una scadenza che può cambiare la vita dei cittadini di Spezia. Perché dico questo? Perché voi lo sapete, nelle mani di un sindaco c'è grande potere, ma ci sono anche scelte di grande responsabilità. Il tema, io sono mamma, dal tema degli asili, dell'infanzia, al tema della sicurezza, all'attenzione ai più deboli, alla semplificazione, alle tasse, tutto passa dalla testa e dalla capacità di un sindaco di governare anche in un momento di crisi come questo. E allora io penso che dobbiamo tutti darci una grande mano, essere pronti a sacrificare un po' del nostro tempo in queste ultime settimane
per convincere le persone sull'importanza di questo appuntamento e anche sul dovere di andare a votare, perché non si può rimanere a casa, non esercitare il diritto di voto e poi lamentarsi perché le cose non vanno bene. Se si vuole cambiare bisogna andare e votare, e bisogna avere il coraggio di votare il cambiamento. Voi il cambiamento in Liguria lo avete incontrato, ha il volto di Giovanni Toti, ha il volto di una giunta, di un amministratore, di un'amministrazione che in regione sta davvero facendo moltissimo sul piano dell'innovazione, delle infrastrutture, del turismo. Io sento parlare di Liguria e di modello Liguria anche a Roma, a significare che il lavoro di Giovanni è particolarmente apprezzato. Pensate come può essere un volano il fatto di avere un sindaco come Pierluigi che in collaborazione, in squadra con la Regione Liguria può davvero migliorare la qualità di vita di tutti i cittadini. È davvero un treno sul quale salire in corsa. Io sono convinta che ci siano le condizioni per affermare un governo di centrodestra anche qui a Spezia, dove il centrodestra è unito, ha puntato su una classe dirigente giovani e su una grande volontà di innovazione. Adesso tocca a voi, tocca ai candidati, tocca ai cittadini occuparsi e avere a cuore questa città che merita un governo migliore, merita nuove energie, merita una sinergia forte con la Regione Liguria. E se tutto questo dipenderà dal sacrificio, da un po' di fatica che dobbiamo fare, viva Dio, io penso che ne valga la pena. Penso che valga la pena organizzare gazebo, raccolte firme, ascoltare i cittadini, avere il coraggio di confrontarsi con loro e dire che la politica non è tutta uguale. Basta con questo qualunquismo. C'è chi ruba, c'è chi si comporta male, c'è chi se ne approfitta, ma ci sono tante persone oneste, tanti candidati per bene che credono nel cambiamento, che credono in questo paese e ci mettono la faccia. E guardate, avere il coraggio di metterci la faccia, di mettersi in prima linea, non è di tutti. E allora chi lo fa deve essere premiato, deve essere riconosciuto e credo che debba rappresentare un esempio positivo. Io mi auguro veramente che questa campagna si concluda con la vittoria di Pierluigi, con la vittoria di una squadra, ma soprattutto di un modello di governo, perché siamo stanchi delle chiacchiere della sinistra, siamo stanchi delle finte riforme, delle promesse, della propaganda. Questa deve essere la stagione della concretezza, delle persone che hanno il coraggio di affrontare, di aggredire i problemi e avanzare delle soluzioni. E io penso che se non siete contenti, e non lo potete essere, del governo Gentiloni, che è un governo fotocopia del governo Renzi, che nulla ha fatto a parte tweet e post su Facebook, non rimane nulla della stagione renziana. E allora io credo che se voi non siete soddisfatti di ciò che vedete a Roma, dovete garantire alla vostra città un governo di centrodestra. Un grande in bocca al lupo a Pierluigi, a tutta la squadra, a tutti i candidati e viva Spezia! Molto brevemente, perché insomma ci siamo sentiti spesso, ma oggi inizia la volata finale. Io ho corso in bicicletta tanti anni e vi posso dire che ora è il momento veramente di vincere, di dare il colpo di reni. Lo possiamo fare perché abbiamo messo in piedi una grande squadra: Giovanni, tutta la giunta regionale, Maria Stella, tanti altri amici che ci sostengono, ma abbiamo 150 candidati. Siamo un gruppo di persone belle, competenti, pulite. Non c'è solo un candidato che abbia vissuto di politica. Quindi noi possiamo parlare dei problemi della gente. Noi li viviamo sulla nostra pelle. E quindi quando parliamo che noi vogliamo una città bella, sicura, che vogliamo pulita sicuramente, ma vogliamo anche il lavoro per i nostri figli, per i nostri amici, vogliamo una città dove l'orgoglio di passare le nostre giornate sia un orgoglio che vada oltre il nostro confine. In pochissimi in questo paese hanno delle bellezze come quelle che abbiamo noi. Certo, ci dobbiamo impegnare per fare questo. Io sono sicuro che abbiamo tutti i talenti per farlo, ma abbiamo anche le motivazioni per farlo. Perché tanti candidati mi chiedono: ma Pierluigi, noi che cosa andiamo a dire? Ma la gente ci chiede. Beh, intanto io dico: parliamo un po' dei problemi di tutti i giorni. Siete tranquilli? Tutti a posto? Io leggendo i giornali non vedo questa tranquillità.
non vedo questa bellezza, non vedo questa opportunità che noi potremmo avere, vedo tante parole e vedo tanta agitazione, gente che parla solo di potere. Se voi pensate, chi ha amministrato si è diviso in sette, sono sette candidati a sindaco della sinistra. Se avessero amministrato bene, uno, non si vergognerebbero e quindi non cercherebbero di differenziarsi, due, avrebbero un progetto. Io, insomma, sembra di essere nell'isola d'utopia in questo mese. Noi abbiamo scritto e detto delle cose il primo aprile, quando Giovanni ha annunciato la mia candidatura. Mi fa piacere che dopo poco più di un mese quasi tutti condividono il nostro programma, ma viva Dio, però ci vuole un po' di coraggio a dire che quello è il loro programma. Ora noi faremo le ultime proposte finali e li spiazzeremo chiaramente, perché li scavalcheremo a sinistra di nuovo. E allora cosa succederà? Succederà che vedrete nelle ultime settimane di tutto e di più. Allora partite sempre però dall'originale, da quello che abbiamo detto dal primo aprile, da quello che vi proponiamo e da quello che noi faremo, perché la nostra vita è stato fare quello che abbiamo detto e detto quello che abbiamo fatto. Non c'è alcuna ipocrisia, c'è solo da fare. Poi abbiamo qualche motivazione in più. Insomma, a quelli che dicono ma però il centrodestra, Pierluigi ha fatto il sindacato, ma io voglio dire questo. L'articolo 18 a chi lavora l'hanno tolto, nel silenzio assoluto. Poi la CGIL si è offesa perché Salvini ha fatto una battuta. Non c'era mica da offendersi, è una verità. Hanno dato soldi alle imprese che già dovevano subire le persone, gli sgravi contributivi. Quindi aziende che sono andate via dall'Italia, non è che abbiamo dato i soldi se riportavano qua l'occupazione. Questo nel silenzio assoluto. Miliardi, miliardi. Abbiamo visto contratti di lavoro non rinnovati del pubblico impiego, ce l'avrete un amico che lavora nel pubblico impiego, è 9 anni che non gli fanno il contratto e si lamentano, e però dicono a Pierluigi, però la destra, ma ritrovate che l'ultimo contratto l'ha fatto Berlusconi, non è che l'ha fatto qualcun altro. E poi dicono, ma però i soldi pensionati, ma è anni che non vi danno più nulla, anzi, ve li hanno tolti, vi hanno aumentato l'IVA, ma non vi hanno mica chiesto nulla, hanno dato i soldi alle banche e qui vi hanno aumentato le bollette per pagare le banche, di Acaro. Hanno fatto il bail-in dei rifiuti, siamo a Spezia, non dico bail-in in quel senso lì, il bail-in. Hanno scaricato 500 milioni su H e ora ve l'hanno messi, e ora ve l'hanno messi sulle bollette fino al 2033. Ecco perché dicevo prima, ci sarà qualche sorpresa da qui all'11 giugno. Io non vi rubo altro tempo, vi dico solo lavorate, lavoriamo per noi. Non per me, non per nessuno, ma per ognuno di noi, per i nostri figli, per il nostro futuro. Grazie e buona campagna elettorale.